bentrovati a questo nuovo speciale, uno speciale davvero entusiasmante, quasi obbligato, perché quando vedrete il nostro ospite sicuramente capirete perché ho deciso di fare questa trasmissione. Eccolo qua subito, presentiamo Damiano De Stingi. Salve, buongiorno. Allora, ti abbiamo chiamato perché hai annunciato ufficialmente, dopo che l'avevi dichiarato proprio ai nostri telecamere qualche settimana, no, un mese fa praticamente, era il 9 giugno che hai dichiarato in trasmissione la tua decisione di ritirarti, hai annunciato ufficialmente con un post sui social network, su Facebook e Instagram, di ritirarti dal nuoto. Sì. Sei giunta a questa decisione come? E poi riguardo a questo post volevo chiederti, sicuramente molto pensato, a lungo, quanto ci hai messo a scriverlo, a pensarlo, poi a metterlo in sesta, a correggere, a sistemare tutto quanto, com'è stato? Allora, innanzitutto buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Giovanni. Io, come hai anticipato tu, un mesetto fa più o meno stavamo in allenamento, Fabio si è fatto uscire quella battuta alla tua domanda sulle gare, le prossime gare di Restingi, Mencarini e Ricci, e giustamente Fabio ha detto no, Damiano smetterà a fine stagione, così non ho potuto mentirti. Quando tu mi hai fatto la domanda, giustamente ho detto sì, arrivo a fine stagione, anche se è ovviamente in tutti gli sport, ma in tutto il mondo, capite bene che è una stagione alquanto strana. E niente, sono, diciamo, non l'ho resa ufficiale subito, perché comunque volevo aspettare anche la mia squadra d'appartenenza, che è il Circolo Montiraniene. Per rispetto sono andato a parlarci, ma ovviamente da veterano significa non di vanità ma proprio di età, diciamo di età, di anzianità. Mi hanno detto assolutamente che non c'è nessun problema, anzi se lo aspettavano, sono molto contenti, e perché comunque per loro ho fatto una buona carriera. Poi comunque sono capitano dell'Agnene ormai da 4 anni, e diciamo che era un passo dovuto. Sai Giovanni, il problema dell'atleta di medio alto livello o di altissimo livello è il momento in cui si passa da atleta ad ex atleta, perché si capisce bene, una persona si rende consapevole che c'è proprio un cambiamento di vita. È come un po' la persona che dopo 40 anni va in pensione, si sveglia una mattina e capisce che la vita che ha fatto negli ultimi anni non è più quella che andrà a fare. Non è difficile, è strano, perché non è difficile, è solo che è un momento in cui una persona non è abituata. E così io ho preso la decisione, ho fatto quel post, perché ormai ci siamo resi conto tutti che le cose ormai si dicono sui post, sì. Dalla politica all'economia, tutti allo le sport, leggono lì, sì, poi. Sì, sì. Hanno cominciato con Twitter anni fa, ma ora, e niente, ho annunciato la mia, come hai potuto leggere sui social, ho annunciato il mio ritiro ufficiale, e ho detto le cose che pensavo, e niente, e quindi fondamentalmente la mia carriera agonistica finisce qui. Sono contento di questo, sono contento perché nella vita, come ho scritto anche ieri, c'è un momento per tutto. Lo sport rimane comunque e rimarrà sempre una parte fondamentale della mia vita, una bella parentesi, però come tutte le parentesi si apre e si chiude, non può durare all'infinito e basta. Da qualche anno sappiamo insomma che eri vicino al termine della carriera, anche perché poi hai fatto una scelta radicale anche per quanto riguarda questioni universitarie, ora certo, di cambiare, però è stato un effetto diverso dire proprio mi ritiro. Sì, alla fine sì, dici sì, poi mi ritiro, poi mi ritiro, però poi quando devi prendere, esatto, la decisione vera è un'altra cosa. Da laureato ti dico sì, tra 6 esami mi laureo, tra 3 esami mi laureo, e vedi sempre la laurea molto lontana. Poi dico domani mi laureo, è un'altra storia. È la stessa cosa nello sport. Una cosa è dire sì, l'altro anno mollo, oppure tra 2 anni mollo, sì, finisco la stagione. Anche un mese fa non c'era tutta questa gran consapevolezza, ma perché semplicemente è come se nella tua testa sposti sempre l'abbandono, il ritiro, chiamalo come vuoi, sempre più lontano. Come se ci fosse quel periodo di tempo per nella tua testa è sempre maggiorato alla decima. E invece poi è arrivato. Invece poi, una volta che tu poi, in questo caso io ho scritto il post, ti rendi conto che cambia tutto. Non ti nascondo che ieri quel messaggio io l'ho scritto che mi tremavano le mani, perché ho 31 anni, mio padre e mia madre mi hanno buttato alla Cosa Sport di Civitavecchia quando ne avevo 3 e mezzo,
nelle piscinette, sai, per i bambini. Ecco, come ci finisce Damiano Valestrinci in piscina? Perché iniziamo questo viaggio. Classico. Sarebbe un viaggio particolare, parlando della carriera di Damiano. Non so adesso, ma all'epoca i genitori, tramite il pediatra, il dottore, l'amico, dicevano mandalo in piscina. Poi a Civitavecchia è una città di mare, una città comunque che è, diciamo, non dico piena di piscine, però ci sono un buon numero di piscine, c'è sempre stata una cultura acquatica. Mio padre e mia madre, come fanno centinaia di famiglie, portano i propri bambini in piscina alla tenera età di 3-4 anni più o meno. E così hanno fatto. Mi hanno portato alla Coser, mi hanno buttato nell'acqua e ne sono uscito ieri. Ma sto dopo tantissimi anni. Sì. Piano questa scalata si arriva all'adolescenza, inizi a viaggiare. Sì, io fondamentalmente, in realtà la mia vita è natatoria, è stata, diciamo, semplice, perché ho cominciato dalla piscinetta, da quelle piscine piccole con le maestre e le istruttrici, maestre all'epoca si chiamavano, che fanno fare i giochini ai bambini, poi passare con gli anni nella piscina grande, fare i primi corsi della preagonismo, poi iniziare gli esordienti B e da lì cominciare a fare le prime gare, andare a fare le prime gare interprovinciali, i primi regionali esordiente B, esordiente A, vincere le prime medaglie e poi dai 14 anni, dove si passa da esordiente A a categoria ragazzi, c'è stato, diciamo, il salto, ovvero che si è cominciato a fare i campionati italiani giovanili, e da lì allora si è entrata in un'altra dimensione. Sono tutte dimensioni: prima fai le gare a livello cittadino, poi fai le gare a livello provinciale e regionale, e poi vai a fare i campionati italiani giovanili. Da lì a 2-3 anni, ai 16, sono passato nella dimensione assoluta, nonostante non fossi ancora una categoria assoluta, ero comunque uno juniores. Però i miei tempi mi hanno permesso di andare a fare i campionati italiani assoluti. E poi, come tu sai bene, per fortuna le gare sono sempre andate abbastanza bene, quindi mi hanno permesso già dai 16 anni, dai 15 in realtà, a cominciare a viaggiare con i campionati, con la nazionale giovanissimi, poi la nazionale juniores, girare un po' i campionati europei, i giochi olimpici della gioventù europea, la Coppa Comen, il mondiale giovane a Rio de Janeiro nel 2006. E poi è partita la Palma di Mallorca e Rio de Janeiro, gli appuntamenti che ti hanno consegnato. Poi quelli, diciamo, dov'è che Damiano Valestrinci è diventato un nuotatore vero? Io credo che sia stato Palma di Mallorca. Palma di Mallorca, per quelli che stanno ascoltando, è stato un periodo strano. Era le due settimane dove l'Italia si giocava il mondiale, quando ha vinto poi il mondiale, sì. Tant'è che io la semifinale e la finale del campionato del mondo di calcio, sì, l'ho vista lì, l'ho vista a Palma di Mallorca. 5 luglio e 9 luglio, 5 luglio con la Germania, esatto, e 9 luglio con la Francia. E io il 5 avevo fatto il 50 dorso e avevo preso il bronzo. E il 9 luglio io il pomeriggio vinsi il 100 dorso ai campionati europei juniores, e la sera abbiamo visto tutti la vittoria dei campionati del mondo. E io alla tenera da 17 anni con la mia squadra juniores nazionale, abbiamo fatto Baldoria da 17 anni, siamo andati in giro per Palma de Mallorca e c'erano 4-5 italiani che giravano le macchine con le bandiere italiane, magari gente stava in vacanza lì o gente che abitava lì, e basta. E diciamo da quel momento forse è nata, diciamo, il Damiano professionista, perché comunque quando vinci i campionati europei juniores entri in una dimensione più grande, dove capisci bene che lì fai il salto, perché comunque sei sempre un campione europeo a livello giovanile, under 18, però sei sempre un campione europeo. Dopo due mesi sono andato a fare, anzi dopo un mese e mezzo sono andato a fare i campionati del mondo a Rio, sempre juniores, lì ho vinto tutte e tre le staffette, i 100 dorso individuali e due argenti nel 52 dorso. E nello stesso momento, da Palma a Rio, quindi da luglio a fine agosto, in mezzo c'erano i campioni italiani assoluti a Pesaro, che era una mia seconda o terza partecipazione ai campioni italiani, dove vinsi anche l'argento agli assoluti. E da lì poi, da settembre, sono diventato un assoluto vero, ecco.
da lì in poi è cominciata la stagione, la mia carriera professionistica. Ecco. Si entra nella seconda parte nel quadrennio olimpico, nel secondo biennio. Sì. Arriviamo al 2007, Franco, a circa si parla del Pallagalli. Sì, si parla che del Pallagalli, sta per essere costruito, esatto. E stiamo quindi per vedere il primo contributo che ti riguarda, perché Pallagalli non è ancora aperto, però Damiano Vestingi si allena. Sì. Di tuffi, un nuotatore, nella sua carriera ne compie a migliaia, ma il salto nell'acqua compiuto da Damiano Lessingi giovedì scorso è stato atteso per quasi 60 anni dal mondo acquatico cittadino. Un silenzio irreale ha accompagnato le bracciate del primo tritone che ha avuto l'onore di nuotare all'interno dello stadio del nuoto. Non poteva non essere lui, che a 18 anni ha già regalato tanto al nuoto italiano e alla città, e ancora molto può dare, con un sogno chiamato Olimpiadi. Ed è proprio per consentirgli di raggiungere Pechino che si sono aperte le porte di un impianto tanto ambito. Un piccolo pezzo di storia sportiva e un nuovo record che va ad aggiungersi a quelli che Lessingi ha già battuto e collezionato. Un'occasione importante, voluta da molti per consentire ad un campione locale di crescere ancora e di regalarci nuovi sussulti, nuove emozioni. Al di là delle polemiche sterili, al di là del chiacchiericcio infruttuoso che ha avvolto e continua a avvolgere lo stadio del nuoto, al di là del futuro della struttura su cui aleggia un enorme punto interrogativo. Ma questa è un'altra storia, molto meno emozionante, molto meno interessante. E rieccoci, abbiamo visto questi primi allenamenti per Damiano Lessingi che ha inaugurato il Pallagalli nell'autunno 2007? Sì, quasi inverno, Giovanni, sono anche passati 13 anni, quindi aperto più o meno a marzo 2008. Sì, e io ho nuotato qualche mese prima, proprio perché da marzo aprile, i primi di aprile, c'erano i campionati italiani. In realtà, a marzo c'erano i campionati europei di Eindhoven. Subito dopo, 15 giorni dopo, c'erano i campionati italiani assoluti a Livorno, ed era l'anno olimpico, perché poi agosto c'erano le Olimpiadi di Pechino. E allora mi hanno dato la possibilità di nuotare anche tra virgolette a porte chiuse, proprio perché c'era la grande possibilità di qualificarmi per le Olimpiadi di Pechino. E tant'è che, come hai detto tu, io in autunno 2007 ero già entrato a nuotare, a marzo ero andato a fare gli europei, ho fatto il tempo alle Olimpiadi, l'ho ripetuto 20 giorni dopo, e poi agosto sono andato a fare le Olimpiadi di Pechino. E lì niente, lì praticamente era quelle immagini, penso che o era già aperto o mancava più o meno lì, perché abbiamo anche un'altra intervista che andiamo a vedere a questo momento con Damiano Lessingi, che commenta proprio quel periodo tra 2007 e 2008 in cui si inizia a pensare che potrei partecipare alle Olimpiadi. Damiano, anche per te un campionato italiano positivo dopo l'europeo, insomma, hai dimostrato di avere ancora energie e tutto questo in previsione di Pechino. Sì, il campionato è andato super bene perché è partito subito con la gara più difficile, che era un 200 dorso. Lì, diciamo, non è che mi dovevo confermare, comunque dovevo, diciamo, stare lì tra i primi due, e ho tirato la gara a Mattia Versa e lui l'ha tirata a me, ed è venuta un gran tempo, che è 1,58,6, a 7 centesimi al mio migliore. Sono contentissimo, anche perché dopo 10 giorni di gare fare lo stesso tempo quasi al centesimo vuol dire che già valgo di meno. E il 50 ho fatto il mio migliore, sono arrivato terzo, è la prima volta che vado a prendere una medaglia al 50, e al 100 ho perso contro Mirko, che era al 5 centesimi è arrivato, però va bene, dai, dopo 15 giorni di gare ci può anche stare. Fabio, questi ragazzi, questi due giovanotti continuano a darti soddisfazione, e dietro vediamo tantissimi giovani, si spera, campioni del futuro. Che emozione fa essere qui e soprattutto vedere tutti questi giovani? No, è stupendo stare tutti nello stadio del nuoto, finalmente ci siamo riusciti grazie all'amministrazione comunale che ha trovato l'accordo con la federazione. Speriamo di continuare in questo modo. I risultati di quest'anno fino adesso sono stati eccezionali, sia da parte di Damiano, di Simone, ma anche di tutti gli altri ragazzi. Vorrei che loro due devono essere l'esempio per questi più giovani e che mettano dentro l'acqua tanta passione. Peccato non aver avuto la telecamera a inquadrarsi Damiano durante il servizio. Vedere un Damiano Lessingi così, 13 anni più giovane, fa sempre effetto, soprattutto in questo momento. Perché quell'intervista no, ovviamente non me la ricordo, però stiamo parlando proprio di tanti anni fa, e mi rendo conto come poi il tempo passa, quante cose sono successe nel mezzo, e ora mi ritrovo qua a vedere queste cose. No, sono contento.
Ok, ne vediamo un'altra intervista, perché passa poco tempo, abbiamo fatto così, subito, oggi c'era l'epoca, mi ci ha fatto vuoi far piangere oggi, sì. Ho capito. Fabio, primo bilancio dopo quello che è stato sostanzialmente il primo appuntamento importante della nuova stagione, come sono andati Damiano e come sono andati Simone? Allora, sono andati molto bene sia Damiano che Simone, aspettavamo questa manifestazione per avere un test probante, per vedere la condizione raggiunta fino a questo momento. Devo dire che la condizione è eccellente, Simone si è ripetuto sia nel 100 stile che nel 4 misto, Damiano ha fatto un buonissimo 100 dorso facendo 53-84 e migliorando quasi 2 secondi nel 2 dorso, diciamo lì ha fatto un'eccellente prestazione, il secondo tempo di sempre italiano. E devo dire, per me era constatare lo stato di forma attuale, ho visto che comunque lavorando per i 200 la strada che stiamo percorrendo è giusta. La strada per Pechino? È un sogno, ancora è un sogno. Damiano, secondo miglior tempo di sempre, insomma, questo stadio è noto, anche se la vasca è a 25 metri, però diciamo che funziona. Sì, diciamo che adesso ancora è una spinta psicologica, perché i veri effetti si vedranno credo a marzo-aprile. Comunque mi aspettavo di fare un bel tempo, perché la condizione c'era, aspettavo di fare un 55 alto, 56, invece è uscito a fare questo gran tempo e sono rimasto contento. Ecco, adesso si lavora in previsione degli europei e ovviamente le Olimpiadi, anche se, come ha detto giustamente Fabio, si tratta sempre di un sogno, però... Sì, si tratta sempre di un sogno, io ce la metterò tutta e l'ultima occasione sarà credo o Trofeo Sette Colli o i campioni italiani assoluti di marzo. Ecco Simone, per te ci sono state ottime prestazioni e adesso rimane solamente l'appello a Castagnetti. No, quello rimane ancora soltanto un fattore per la nazionale. Il bilancio è giustamente è molto positivo, perché ho iniziato molto, con molto scettico. Volevo smettere, volevo riniziare, ancora non avevo capito bene quello che volevo fare. Il bilancio è positivo, si spera adesso in nuova convocazione. I risultati ci stanno, poi sarà il CT a decidere più in là. E rieccoci, salutiamo tutti quelli che si sono visti in queste immagini, Simone Ciancarini, Damiano Celestini, che non so se saranno contenti di vedersi dopo tanti anni in onda. Damiano Vestingi si è rivisto molto più giovane. Ho l'acne adesso, figuriamoci quando avevo 17-18 anni. Comunque no, ma sono immagini bellissime, infatti spero di averle poi, sì, perché sì. Come ricordo. Però a Roma si dice era un pischello, in effetti, mazza, se sono immagini forti, capito? Perché te ne rendi conto adesso. No, sono stati quegli anni, oggettivamente ci siamo divertiti con il mister De Santis, abbiamo fatto fondamentalmente nel giro di un quadriennio, ho fatto praticamente tutte le gare, 2 mondiali, poi l'anno 2008-2009 forse è stato quello migliore, perché ci sono state sia le Olimpiadi a Pechino, Olimpiadi in generale sono le Olimpiadi, poi a Pechino, in un paese... Eccoci, fermiamoci un attimo a Pechino. Vai. Come hai avuto la notizia di essere qualificato per Pechino, insomma, proprio il momento in cui hai avuto questa certezza? Allora, e poi le Olimpiadi, sì, Pechino. In realtà, non, sembra strano perché sembra un'altra epoca, ma non c'era le mail come adesso, sì, o i social, o meglio, c'erano i social ma non erano così sviluppati, quindi... Una notizia, mi ricordo che all'epoca ancora i collegiali mi arrivavano tramite lettera cartacea, andare a fare il collegiale a Roma, tanto quanto a Verona. E per invece il tempo, ho fatto il tempo alle Olimpiadi, agli Europei di Eindhoven a marzo 2008, che ancora si trova la finale, la semifinale si trova su internet, su YouTube, e avevo fatto il tempo lì avevo capito che avevo preso il biglietto per il passo olimpico. Le Olimpiadi di Pechino, da buon laureato in scienze politiche, ti dico che è stata un'Olimpiade strana, perché già le Olimpiadi è un evento a sé, mettici che erano in Cina, un paese sicuramente, uno, non occidentale, ovvio, due, chiuso, oserei dire molto chiuso, con una cultura tutta sua, millenaria, chiusa, introversa, molto gerarchica. È stato la cosa che mi ha colpito, un aneddoto, che noi i primi 20 giorni stavamo alloggiati, se non sbaglio, all'università di Pechino. Non è un'università con 3 edifici, stiamo parlando di un quartiere enorme,
stavamo alloggiati lì perché prima ancora di andare al villaggio olimpico andavamo in una piscina che non era il water cube per gli allenamenti, perché quello veniva dato fondamentalmente 10 giorni prima delle Olimpiadi, a tipo 40 minuti di autobus, e passavamo sempre in mezzo a tutta Pechino e poi uscivamo poco poco e vedevamo un grattacielo di una quarantina di piani che nel giro di un mese c'era lo scheletro e dopo un mese era praticamente fatto. Sì. La cosa che ci ha stupito tutti. L'abbiamo vista adesso con gli ospedali. Sì, una cosa che io poi non ci ho passato tutti i giorni, avanti e indietro, tu vedevi che ogni giorno c'era qualcosa in più e dopo 20 giorni era praticamente finito. Una cosa impressionante. E poi posso dire anche la povertà ci ha stupito anche il modo di fare dei cinesi, molto quanto si vede quadrati. Di una città dove andate, perché uno è lì, no, per pensa fa la gara, certo, sicuramente poi, non è una vacanza, sì, però devo dire che in tutte le città cui sono stato, io sono stato in 4 continenti tranne l'Africa, ma per ovvi motivi logistici, perché in Africa non ci organizzano eventi perché mancano fondamentalmente le strutture, sì, e anche i servizi. E io abbiamo visitato, sono stato a Rio, a Atlanta, a Miami, a Kazan, a Pechino, a Melbourne, nelle varie città europee, a stessa Albania, sono stato a Tirana quando avevo 15 anni. Sicuramente in un paio di giorni liberi, o meglio intervallati, ce li hai, li trovi, soprattutto poi quando sei maggiorenne trovi il modo di andare a vedere la città. Pechino all'epoca ce la siamo girata un bel po', siamo andati sulla muraglia, piazza Tiananmen, la città proibita, è stato carino, è stato molto carino. La città te la puoi girare volendo, non è un problema, sicuramente quando sei juniores e sei minorenne c'è sempre un po' di problema, poi all'epoca non è più come non è adesso, non voglio fare il vecchio della situazione, però adesso c'è un po' più di libertà, un po' più di... anche di capacità di trovare la persona in 4 secondi con i social, con i telefoni. Io non mi ricordo, sono partito nel 2004 per andare a fare la Coppa Comen e con mio padre e mia madre ci sentiamo tramite le schede, quelle internazionali, dalla cabina, si chiama la cabina telefonica. Stiamo parlando proprio di un altro mondo. Adesso non è più così. Io sono stato recentemente, prima del Covid, sono stato recentemente all'estero. Mi sembrava di stare tipo a Roma, perché col cellulare potevo fare qualsiasi cosa, ecco. Però detto questo, sì, ho avuto la fortuna che il nuoto mi ha dato anche la possibilità di viaggiare. Questo è stato molto interessante, è stato molto bello, perché comunque poi a 21 anni già avevo girato praticamente mezzo mondo, cosa che oggettivamente i miei compagni, i miei amici di comitiva, di classe, di nuoto non hanno potuto, ecco. Te la devi fare in vacanza e spendere migliaia di euro, invece lì con, tra virgolette, la scusa dello sport, poi alla fine viaggi per il mondo, ecco. Hai nominato Roma che poi è stata la tappa successiva. Sì. Mondiale in casa, mondiale che per l'Italia non è stato un bel ricordo, generalmente, che non andò benissimo, però com'è stato, cioè, allora, dover girare per il mondo, essere praticamente a casa. Ti dico, io ho fatto 6 mondiali, di cui 4 in lunga e 2 in corta. Però quello di Roma me lo ricordo, perché quello di Roma è entrato nella storia perché si fa a casa, perché lo stadio del nuoto è stato trasformato in un tempio di più di 10.000 persone, faceva un caldo bestiale perché era, se non sbaglio, erano i primi d'agosto, una cosa del genere. Però che vuoi, è come quando io ho studiato per la laurea, ho studiato le Olimpiadi di Roma 60, quando fai un evento sportivo nella tua città, nel tuo paese, in questo caso a 45 minuti di macchina, dove fondamentalmente tutti i nuotatori o anche i pallanuotisti, ma chi è che non ha mai fatto una partita allo stadio del nuoto o al Foro Italico? Mm-hmm. Cioè tu vedevi Phelps che si scioglieva, faceva il warm up nel Foro Italico costruito da Mussolini nel lontano 21-22, e poi faceva la gara dove magari un mese prima o 2 anni dopo o un anno prima tu facevi i campionati italiani giovanili o il meeting allo stadio del nuoto. Quindi, cioè, ti rendi conto che tutto il mondo è arrivato dove tu sei cresciuto. Io allo stadio del nuoto la prima volta che ho toccato con l'acqua ci avrò avuto 12 anni, l'ultima volta è stata l'altra estate, cioè capisci bene che è casa tua,
e quindi è un evento storico. Poi noi eravamo un po' i beniamini di casa, perché voi mondiali di nuoto, sì, noi nazionali di nuoto a Roma eravamo un po' coccolati, ecco. È stato un bel ricordo, sì. Eh sì, sicuramente. Poi sono arrivati anche i successi internazionali per Damiano Vestingi, ma vediamo il prossimo contributo, perché ti eri presentato proprio qui, insomma, qui a TRC, perché eravamo ancora a Via Sardegna, con una bella medaglia. Andiamo a vedere. Parliamo subito di questa gara dei 100 d'orso, poi parleremo anche, sì, delle altre due gare. Io avevo parlato con Fabio la sera prima, mi aveva detto, insomma, che c'erano veramente le premesse per il podio. Anche per te era lo stesso, cioè, vedendo quello che avevi fatto nei giorni precedenti, eri sicuro di poter prendere una medaglia? No, sicuro no. Sicuramente c'era la voglia di arrivare in alto. Il podio era molto difficile perché i nomi erano grossi calibri. Sapevo che me la potevo giocare sicuramente, però sarebbe stata difficile, ma sarei giocata sul centesimo, cosa che nei due giorni precedenti i centesimi non sono stati a mio favore. Ti è mancato qualche centesimo? Mi è mancato qualche centesimo, sono perso per strada. E però quando poi la gara sono arrivato terzo, ho visto il tabellone, diciamo che comunque sia è stato un sogno che in questi 2 anni si è avverato, di quello di ritornare su un podio europeo, ecco. Dopo 2 anni di assenza dalla nazionale, gareggiare, soprattutto dopo 2 anni di assenza da gare internazionali di questo livello, che non stiamo parlando di assoluti o comunque sia di garette a livello italiano, con calibri dove la mattina devi comunque sia volare per entrare in finale, c'è bisogno di un momento dove c'è bisogno di gareggiare per cominciare a carburare, ecco, tra virgolette, ovvero c'è bisogno di nuotare forte. Più nuoti, più si gareggia a questi livelli, più magari si prende la consapevolezza di saper gareggiare, cosa che magari in questi 2 anni avevo un po' perso, ecco, per fatto appunto dell'assenza. Tant'è che anche i successi, comunque sia i risultati, hanno dato dimostrazione che comunque sia più gareggiavo, più andavo bene. Ecco, Damiano si è nuovamente emozionato durante, mentre vedevamo questa intervista. Un bronzo a Chartres, però è arrivata anche gli argenti precedentemente, però ci tieni più a questa medaglia rispetto alle altre, sì, come nonostante il metallo diverso. Come ti dicevo mentre c'era il servizio, questo era il bronzo nei 100 d'orso a Chartres 2012 in Francia, in vasca, europeo in vasca corta, ma 2 anni prima ho preso 2 argenti in vasca corta. Però perché mi ricordo più questa? Perché questa fu una medaglia non pensata, non calcolata, non immaginata, estremamente sudata, una cosa che da far accapponare la pelle. Mi ricordo, poi c'era stato il primo e il secondo, erano 2 francesi, il primo non me lo ricordo come si chiama, il secondo era Stasilius, che praticamente avevano volato, avevano camminato sull'acqua. E poi eravamo noi il gruppo, che pure io comunque ero andato abbastanza forte, cioè io ho fatto il mio migliore. Eravamo arrivati tipo 6 persone tutti insieme, nel giro di 3 decimi siamo arrivati tutti insieme, e io praticamente avevo toccato quando ho visto, ero terzo, che io stavo partivo in corsia 3, no, in corsia 2 addirittura, quindi un proprio po' decentrato, ma assolutamente ero entrato col sesto tempo, quindi cioè per me era già una vittoria stare in finale. Premetto che era il 2011, ho avuto la mononucleosi, nel 2012 ancora i postumi. Ho saltato europei, mondiali, olimpiadi in quei 2 anni, quindi venivo fuori da una carriera fondamentalmente zoppa, e a novembre 2012, dopo le olimpiadi di Londra, che non sono andato ovviamente, mi ero qualificato per gli europei a Chartres, sono andato lì e praticamente ho dato gas di nuovo, ho ripreso la marcia con questo bronzo, e mi ha ridato la carica soprattutto emotiva, mentale, di ricominciare a macinare. E questa è stata una gara che, mi ricordo, l'aveva commentata Luca Dotto su Rai Sport, e si era emozionato più lui che i telecronisti Fioravanti con Tommaso Macarozzi. Si era emozionato lui, perché poi Gabriele, lui con Luca sono un grande amico, quindi si era emozionato tantissimo perché era stata una battaglia. E poi da quel momento in poi sono partiti quei 4 anni, 3-4 anni, dove praticamente mi sono fatto sia dorso, ma soprattutto mi sono girato a stile, ho avuto la mia seconda vita da nuotatore, ecco, sia libero. Non tanti nuotatori decidono di cambiare da uno stile all'altro, oppure di fare queste variazioni,
Tu invece hai voluto sperimentare al dorso lo stile libero. Guarda, ai misti. Tu non hai idea di quante persone mi abbiano detto che avevo fatto male. A me sinceramente... Questo avviene con gli artisti. Sì. Che magari vogliono cambiare modo di fare cinema, modo di fare musica, e vengono bastonati dai fans. Però sicuramente, siccome a me non me ne è mai fregato nulla di quello che pensano le persone, io l'ho fatto perché la vita era mia, mi dicevano che ho fatto una scelta discutibile, ma a me da qua mi è entrato e da qua mi è uscito, tant'è che poi nel giro di 2-3 anni mi sono riconquistato l'europeo, 2 mondiali in vasca lunga, un mondiale in vasca corta, i giochi del Mar Mediterraneo, le università, praticamente levando l'Olimpiade mi sono rifatto esattamente quello che avevo fatto a dorso a stile libero, con i 200 stile, con la 4x200 stile e con i 200 misti, in corta e in lunga. Quindi chi diceva, diceva male. E poi soprattutto penso che è facile commentare dal divano, è facile commentare senza sapere, senza fare, senza rischiare. Chi non rischia non guadagna, non vince. Invece chi rischia, non dico che vince sicuro, però se la gioca. E se te la giochi vuol dire che ci hai messo anche un pizzico in più di cervello, un pizzico più di cuore, di adrenalina, per poi arrivare a prendere quello che tu vuoi, che può essere una medaglia d'oro, una qualificazione, potrebbe essere una finale, potrebbe essere un record, potrebbe, quello che vuoi. In questo non vale solo nello sport, questo vale ovunque. Io ho fatto scelte discutibili nella mia vita sportiva, ma non rimpiango nulla di quello che ho fatto. E Damiano Messingi diventa molto importante a Civecchia, tra i volti più importanti, viene quindi glorificato in città con un premio, insomma quello più caratteristico in città, e andiamo a vederci quindi il prossimo servizio. Damiano Messingi e Veronica Fanciulli sono arrivati insieme come atleti dell'anno a pari punti per questa stagione. Damiano, per te è stata una stagione particolare, lo possiamo dire finalmente? Sì, fino adesso sì, la stagione è appena cominciata, nel senso che adesso ci sarà tutta la vasca lunga che finirà a luglio con i mondiali di Shanghai, quindi speriamo che vada tutto bene. Ecco. Le del 2010 però sono stati ottimi. Sì, diciamo che abbiamo preso in bellezza, anzi molto di più, perché non mi aspettavo certo di prendere 2 medaglie agli europei e di una finale mondiale a Dubai, quindi è stato comunque sia un sogno e una rivincita che mi sono preso questa stagione che si è conclusa nel 2010. Ecco. Pensi di poter migliorare ancora nella prossima stagione, la stagione che verrà? Certo, sennò che cosa mi alleno a fare? Comunque sì, dai, speriamo di sì, io mi alleno al meglio per migliorarmi sempre e migliorare i miei tempi. Poi ovviamente quello che viene viene, però bisogna sempre dare il massimo allenamento e nelle gare. Damiano, c'è stato anche dei momenti in cui abbiamo visto delle squadre passare, diciamo, dello sport cittadino. C'è stato un momento che ti ha colpito in modo particolare per tutte quelle che ci hanno proposto qui durante la premiazione? Sì, diciamo, mi ha colpito soprattutto più che le squadre il signor Peris, quando a Roma 60 è stato l'ultimo teloforo dell'Olimpiade. È un'emozione che l'Olimpiade non si può descrivere. Quindi vedere, diciamo, un civile chiese che porta in alto la fiaccola olimpica è una grande cosa, e infatti faccio complimenti ancora a lui. Come ha detto Damiano, le Olimpiadi, insomma, sono molto importanti, lo sa bene Veronica Fanciulli, che con quel secondo posto, insomma, ti sei meritato ancora di più questo premio. Certo, le Olimpiadi, diciamo, è una gara che, insomma, quando la si fa poi è ripetibile, anzi sarebbe meglio ripeterla. Diciamo, è un'emozione particolare, unica. Ecco, però neanche per te questo è stato un anno praticamente perfetto. Sì, un anno, diciamo, il miglior anno della mia piccola carriera, diciamo. L'Olimpiade comunque, appunto già l'ho detto, è una regata irripetibile. Poi il mondiale, il campionato italiano, comunque è stato un anno perfetto. Quali obiettivi ti poni per il futuro? Il futuro, io spero comunque di arrivare a un'Olimpiade. Non so tra quanto, però la speranza è quella. Però anche a te la stessa domanda: c'è stato un momento durante tutti i filmati che abbiamo visto che ti ha colpito in modo particolare? È stato lo stesso momento di Damiano, perché insomma, vedere un civile chiese accendere la fiaccola olimpica è veramente bello. Salutiamo anche Veronica Fanciulli, che non so se sarà contenta di vedersi in questo filmato. Damiano invece sì. Avevo 10 anni di meno, sicuramente. No, devo dire che in realtà, levando l'acne, poi alla fine la faccia è sempre la stessa, brutta faccia, cioè, infatti è sempre quella, non è che cambia. Però
No, fa sempre effetto, capito? Vedere una cosa è vedere un'intervista di un anno fa, di 6 mesi fa, una cosa è vederle 10 anni fa, capito? O 9 anni fa. Tra poco c'è una più recente, tra poco c'è. Ah, mi devo spaventare. No, no, non tanto, non tanto. Ci sono anche io nella prossima intervista. Andiamo per gradi, vai. Questa piccola storia di Damiano Restingi, andiamo per sommigare, insomma, non ci va di fare una storiografia, perché ormai se fai su Wikipedia leggi tutto. Non c'è bisogno di farla qua in trasmissione, facciamo una cosa più. Diciamo così, più di racconti, più certo. Di aneddoti. E perché da proprio a Damiano tanti viaggi in tutto il mondo, 4 continenti, sei stato in quasi tutti i paesi dove c'è il nuoto ad alti livelli. C'è uno in particolar modo a cui sei legato, che proprio ti è rimasto nel cuore? Ma potrei dire la Cina, ma non tanto per la gara in sé, perché se no si collega gara-paese. Più che altro per il contesto, come direte, non voglio ripetermi, è il contesto che era differente. Puoi andare a fare la gara a Miami, puoi andare a Rio de Janeiro, a Kazan, poco cambia. Vai a fare una gara in Cina, cambia. È un po' come se vai a fare la gara in Corea del Nord, un po' più soft, ma bene o male stiamo lì. Non cambiava moltissimo stare a Melbourne, che sembrava una città americana, piuttosto che stare a Atlanta o Rio, cioè in realtà cambia poco. Se vai a fare una gara in Cina te ne accorgi la differenza, capito? Quello sì, quello mi ha un po'. Non scioccato, però mi ha lasciato un po' dei ricordi, ma anche dei pensieri e delle domande mi sono fatto su poi fondamentalmente la vita com'è lì, capito? E invece per i nuotatori? Tu hai visto tutti i mostri sacri di questi ultimi 15 anni, sì, a livello italiano e internazionale. Penso che se ti metti a raccontare aneddoti. Puoi fare una trasmissione a parte, tutte questo, ogni settimana, lunedì 20 minuti, no? E Stingi racconta, e ci racconti un aneddoto penso, diverso. Non penso che i telespettatori importi qualcosa. Posso dire solo un aneddoto, anzi due. Il primo era finale mondiale di Dubai, Dubai 2010, era un campione del mondo, facciamola breve, campione del mondo assoluto, in vasca corta. Inverno a Dubai, ovviamente c'erano 32 gradi, c'erano a Dubai d'inverno, perché per loro era l'estate, era dicembre 2010, vado a fare la finale 200 dorso, io mi sono segnato, cioè sono qualificato col 7° tempo, un finale, vado a fare la gara, vabbè, mi squalificano, ma non è questo il soggetto della, perché ero uscito dopo i 15 metri, ma no, c'avevo il, io stando in corsia 1 ho fatto l'apnea, avevo praticamente il giudice che mi stava sopra, purtroppo è capitato, vabbè. Il corsia 4 c'è stato Ryan Lochte, che quell'anno vinse 6 ori ai mondiali e ha fatto 200 dorso. Ragazzi, io ero andato forte, Giovanni, io ero andato forte, ho fatto 1.52.0, 1.51.8, fortissimo. Ero arrivato sesto, più o meno eravamo tutti lì nel giro di un secondo e mezzo, siamo un secondo, sembra tanto, ma in realtà poi in 200 ci può stare dal sesto al secondo, ok? Dal sesto alla posizione alla seconda posizione. Ryan Lochte ha fatto 1.46.6, ci aveva dato a tutti minimo 5 secondi. Io me la ricorderò sempre, perché una volta feci una virata, mi girai con la coda dell'occhio, vedevo praticamente sott'acqua una linea di persone e a un certo punto vedevo uno squalo che stava tipo a 8 metri di distanza. Cioè, praticamente quando, non pensare che ci abbiamo messo 2-3 secondi a vederlo, è stata una frazione di secondo, ma poi noi abbiamo anche l'occhio tecnico per vedere queste cose. Stava a tipo 8 metri, ma nel giro di 120 metri, alla quinta vasca. Io una gara così non l'ho mai visto, cioè vedere un uomo volare così non l'ho mai visto in vita mia. La seconda cosa è stato allenarmi con Federica a un raduno, a un collegiale che ho fatto a Miami, di quasi 3 settimane, E lì ho capito, lontano 2009, avevo capito perché Federica è forte, perché si allena come i maschi, nel senso che aveva una velocità, una voglia, una forza di allenamento che poteva tranquillamente essere un maschio debole. Non so se intendo. Sì, sì, sì. Quando vai ti alleni con qualcuno, ti dice sì, molto. Come se potesse allenare anche gareggiare. Sì, è un po' come se potesse gareggiare con i maschi e essere magari, che ne so, la 25esima. Per farti capire, un maschio debole. Però per essere una ragazza volava. Tant'è che quell'anno poi vinse i mondiali di Roma
e fece non bassa. Io mi ricordo che Federica, vabbè, poi ci sono allenato altre volte insieme, però quella volta fu la prima volta che mi ci allenai diversi giorni insieme, mi mise paura. Io gli mettevo, da noi si diceva mano davanti, cioè ovvero comunque mi arrivava sempre a 2 metri, ma calcolando con una ragazza era impressionante, e io non ero quello di adesso, cioè a 21, 22, 20 anni, cioè ero un po' sulla cresta dell'onda, era impressionante. Io lì, questi sono gli unici due aneddoti che ora non voglio spendere una, sì. Ho speso una parola, ma ci eravamo cicatrizzati nella tua memoria. Impressionante. Arriviamo alla parte, diciamo così, matura della tua carriera. Questo è stato difficile, dover dire mi appoggio più sulla vita universitaria rispetto a quella natatoria? Oh, questa è una bella domanda, perché volevo arrivare anche a questo punto, perché poi è facile parlare di gare, poi bisogna anche parlare di persona, della persona. Allora, nello sport italiano in generale, non sto parlando del nuoto, c'è sempre il pensiero che chi fa sport non è capace a fare nient'altro. Invece non è così. Molti di noi, purtroppo ancora pochi, hanno sperimentato e hanno capito che lo sport e lo studio possono viaggiare su 2 binari paralleli. Io nel 2015 facevo un esame e andavo a fare il 7 Colli, poi un esame, sono tornato, ho fatto un esame, sono andato a fare l'università di Guangzhou, sono tornato, ho fatto un altro esame a metà luglio e sono andato a fare il mondiale di Kazan, sono tornato a settembre, ho fatto l'altro appello, ho fatto un altro esame. Questo è una parentesi per dire che le persone, tant'è che se tu ci fai caso e tu sei un giornalista sportivo, ci sono molti più sportivi rispetto a 10 anni fa che si laureano, perché sono aumentate le università, danno la possibilità di essere telematiche, cosa che prima per ovvi problemi logistici e di comunicazione telematica non esisteva. E adesso mi sono reso conto che è bello che una persona, un atleta di qualsiasi sport, di medio o alto livello, possa arrivare anche a una laurea e quindi possa anche entrare poi a piedi pari nel mondo del lavoro, tanto quanto lo fa una persona tra virgolette normale, una persona che non fa sport. E ti dirò di più, per come la vedo io, a prescindere da Damiano, le persone che hanno fatto sport, se laureate, hanno sicuramente un plus rispetto a chi non ha fatto sport, perché la mentalità, il sacrificio, la dedizione, la capacità di adattarsi, sia se fai uno sport individuale, sia adattarsi se stai in una squadra, quindi stare in un contesto di squadra, lavorare per la squadra o lavorare per se stessi, poi te lo ritrovi nel mondo del lavoro. È ovvio che te lo ritrovi, piuttosto quello che nella sua vita ha studiato, stato a casa, studiato, stato a casa. È ovvio che poi in una squadra non è capace a lavorarci, ma non perché è stupido, ma perché non c'è mai stato. Noi siamo stati sempre dentro una squadra, poi io l'ho fatto in una staffetta, mi sono allenato in una squadra. Tu immagina quello che fa in uno sport di squadra, si laurea e poi va in un ufficio dove c'ha 15 persone, e non è come una squadra di calcio, non è come una squadra di basket o di rugby, è la stessa cosa. Solo che in quel momento lui c'ha un plus in più, perché lui sono 10 anni, 15 anni che ci è abituato. Secondo me è un discorso interessantissimo, dovrebbe essere anche amplificato, ci sono tante cose da dire riguardo anche il fatto che anticamente gli sportivi venivano molto considerati a scuola, perché c'era il professore che diceva e poi non vieni al compito. Non, tanto stanno tutti in pensione i miei professori, cioè, ho avuto 2 professori che mi hanno detto scegli o una medaglia a nuoto o magari che ne so, non dico le materie in modo tale, che ne so, un compito di, oppure un 8 di un'altra materia. Secondo me è una follia pura, perché oggi non ti puoi permettere di dire una cosa del genere. Ti dico che per esperienza, ma posso far arrivare qua altre 20 persone, semplicemente a Civitavecchia, senza andare lontano, che ti potranno dire la stessa cosa. Per fortuna questo atteggiamento sta cambiando, ed è cambiato già in realtà, tant'è che è nato per esempio il liceo sportivo. Quando ero piccolo io, andavo al liceo al Galileo Galilei qui a Civitavecchia, non c'era il liceo sportivo. Ora al Marconi c'è il liceo sportivo, che ti permette di coniugare meglio le due cose, e quindi la mentalità sta cambiando, e così deve essere, un po' l'americana. Sì. Damiano, un'edizione, disciplina, tutte qualità che poi ti hanno portato a diventare capitano dell'Aniene e a vincere anche lo scudetto. Questo è l'ultimo contributo.
Damiano Vestingi, commentiamo questa importante vittoria che hai fatto come capitano dell'Agnene per il 10° anno consecutivo, hai vinto lo scudetto e per il 9° anno consecutivo il Daupol, maschi e femmine. Assolutamente sì, siamo tutti stracontenti di questo eccellente risultato. Il Circo Avanti Agnene praticamente è l'unica squadra che è riuscita a conquistare la doppietta sia, come ha detto tu, maschile e femminile nello scudetto per 9 anni, per i maschi 10, perché nel 2008, se non sbaglio, avevamo vinto solo i maschi. Quindi la porta aerea Agnene si è confermata di nuovo ed è la prima squadra a livello italiano. Io ho avuto l'onore di capitanare quest'anno la squadra maschile, la squadra femminile è stata capitanata da una certa Federica Pellegrini. Com'è stato essere premiato assieme a Federica Pellegrini? Ma sicuramente alzare la coppa insieme a lei, le due coppe, anzi femminile e maschile, è sempre un onore. Mi è capitato anche già 2 anni fa, però ogni volta è la prima volta, perché comunque a 29 anni tra 4 giorni mi rendo conto che di acqua ne è passata tanta, però nonostante questo ancora riesco ad emozionarmi per questi risultati, dopo aver fatto un ottimo campionato italiano per me, per i miei allenamenti, quindi per i miei obiettivi che mi ero prefissato è andata oltre che più che bene. E poi mi dicevi che questa cosa della nomina di capitano è venuta fuori anche un po' sorpresa, perché non sei il più anziano della squadra. No, assolutamente, non sono né il più anziano della squadra a livello maschile né quello che ha vinto di più, sono ragazzi come per esempio Belotti o Di Giorgio che sono più grandi di me o hanno fatto più Olimpiadi di me, e però essere legittimati non solo dalla dirigenza ma anche dai ragazzi, questo è, diciamo, va a conferma che io mi nutrono un grande rispetto per me tanto quanto io ho nutro un grande rispetto per loro, quindi abbiamo fatto squadra e è quello che poi alla fine conta. E poi per te è arrivata un'altra medaglia, un bronzo nella staffetta, quindi ti confermi sempre anche a livelli tricolori. Assolutamente sì, la cosa più eclatante secondo me è stata il bronzo nella 4x200 stile, perché sono 11 anni che l'Agnene con me, anche nella squadra, andiamo a medaglia nella 4x200. Su 11 anni abbiamo vinto 9 ori, un argento e questo è il bronzo. Due di questi dei componenti, io e un altro ragazzo, sono 11 anni che facciamo la stessa staffetta, quindi a riprova che comunque da quando ho 17-18 anni che facciamo queste gare e continuiamo a mietere vittime, quindi sono estremamente contento nonostante i miei impegni universitari e il fatto che faccio avanti e indietro con Roma per l'università, che non mi hanno permesso di fare i doppi allenamenti, di fare tantissimi chilometri, però nonostante questo ho raggiunto un buon 1:49,4 in staffetta, che è anche migliore prestazione di tutti e quattro dell'Agnene. Quindi l'allenamento di Fabio De Santis va bene, io faccio anche complimenti a Asia Ricci e Valerio Coleno, ma soprattutto ad Asia perché sta crescendo bene e è andata benissimo, ha migliorato i suoi tempi, ha raggiunto 3 finali juniores, quindi va solo che bene, ora deve mettere testa sotto e pedalare. Beh, eccoci, noi abbiamo fatto un'altra trasmissione a parte mentre stavamo vedendo l'intervista, che creavamo di tutt'altre cose. Com'è stato essere capitano dell'Agnene che da 10 anni vince lo scudetto consecutivamente e quest'anno non lo vincerà? È strano perché mentre si è fermato tutto, così come la Rolec con la palla nuova, diciamo che non è che stato, non lo vincerà, non si è disputato, che è ben differente, perché sono convinto che se si fosse disputato l'avremmo vinto. Sì. Sono 11 anni. 11 scudetti consecutivi che ho vinto. Ecco, gli ultimi 2 da capitano. Come essere 3 da capitano. Come essere capitano in una squadra come l'Agnene, che sembra essere quasi condannata a vincere? Infatti il problema è un po' come la Juventus, solo che nel calcio... Cioè, la Juve sta vincendo lo scudetto e si dice Sarri, mandiamolo via, quello mandiamo via. Allora, io ho avuto, come ho scritto ieri, intanto ringrazio il Circolo Agnene perché per me è casa. Quando vedo Agnene, per me è famiglia, è casa. Col dirigente Gianni Nagni, che mi è sempre stato vicino da anni. Ti dico che l'Agnene è una squadra, è stata nella storia italiana, ma anche europea, la squadra più forte mai esistita. Perché non ha mai avuto così tanti atleti olimpionici e che hanno vinto medaglie alle Olimpiadi, quindi non solo per atleti che vanno alle Olimpiadi, ma anche che lo vincono medaglie, tutte in una squadra. È stata un po', ed è tuttora, la squadra più forte mai esistita in Italia e in Europa.
avere la fortuna di essere il capitano nominato poi dai ragazzi, non dalla dirigenza, quindi vuol dire c'è un consenso popolare. Questo mi ha fatto onore, perché poi alla fine io non sono di Roma, in realtà io sono di Civitavecchia, sono fiero di essere di qui, cioè sono di una città di provincia con 50-55 mila persone, e essere il capitano della maggiore squadra d'Italia che sta a distanza a Roma per me è sempre stato un onore e un onore, e vincere tutti gli scudetti, perché poi ancora prima da capitano ero tra virgolette un atleta normale, che me li sono fatti tutti dal 2000 9-10, dal 2009 me li sono fatti tutti, ho dato sempre il mio contributo, è sempre stato bello, ed è nata anche questa cosa, cioè fondamentalmente la Niene è anche quasi condannata a vincere, ma noi l'abbiamo sempre presa come una sfida, non come un peso, cioè fondamentalmente noi abbiamo tutto da perdere, ok? Però ogni volta noi tiriamo fuori sempre quel plus in più per dare quell'1% in più al 100% per andare a prenderci lo scudetto, che nel nuoto lo scudetto è il massimo titolo che una squadra possa vincere, ecco. Va bene, quindi carriera finita adesso? Io speravo almeno un ultimo adesso saluto. Mare. Adesso l'addio al nuoto di Damiano Restigli, una cosa no, del non genere. Sono, non sono il Totti della situazione, non me lo permette, né la mia carriera, perché Francesco Totti è sempre stato il top, e poi comunque il nuoto a volte... Bisogna capire anche quando andare via, se no uno rischia sempre di fare ma faccio l'ultima gara, faccio l'ultimo anno, faccio... No, ho deciso così, che si rispettino anche le mie decisioni, quindi va bene così. Ho smesso così, anche se c'era una gara, tra virgolette, perché era un sette colli barra campione italiano accorpato a due giorni prima di Ferragosto, proprio per ridare anche un po' di... slancio di nuovo al nuoto italiano, perché col Covid ci siamo fermati tutti, non solo il nuoto ma tutto il mondo si è fermato, sportivo e non. No, però ho deciso di staccare, in accordo anche con la società, e ovviamente mi ha detto non c'è nessun problema, tanto ne hai fatte di gare, quindi non è questa, basta. Ma poi non, oggettivamente non serve neanche a qualsiasi tipo di qualificazione, quindi è solo una gara un po' per la gloria, ecco, per la bandierina. Però ho deciso così e sono contento, ora mi godo un po' di mare, un po' di vacanza, un po' di relax, capisco bene tutta la situazione, tutta la mia vita che sta cambiando, e sono contento così. Ok Damiano, quindi siamo giunti in conclusione di questo speciale, vi ho raccontato sono contento, tanto, sono contento non... per te che non mi farei più interviste a livello sportivo. No, Maria, facciamo la rubrica tutte le settimane, 20 minuti. Non credo sia molto interessante, però ti ripeto Giovanni, ti dico anche sono contento che mi hai intervistato in questi anni, ho visto che ha anche cambiato camicia, sì, da questi anni, era ora e niente, sono contento che mi hai intervistato, sono contento che questa redazione mi abbia sempre supportato e supportato i miei cambi d'orario all'ultimo momento per le interviste, e sono io che ringrazio voi, grazie, per tutto, grazie. per questo speciale, ma in generale per tutto. Ok, quindi Damiano, buona vita, grazie. Tutto quello che ha in cantiere, salutiamo anche i nostri telespettatori che ci hanno seguito con tanta devozione, alla prossima, speriamo anche con Damiano Vestingi in qualche maniera. Sì, portate i vostri figli in piscina. Certo.